Ciao ragazze, ciao! Oggi vi voglio mostrare come realizzare questa magnifica pallina di Natale personalizzatissima e anche personalizzabile ancora di più, che a me è piaciuta veramente tanto e adesso andrò a cercare le altre palline trasparenti perché ne voglio creare di personalizzate e voglio fare appunto dei segnaposto. Ci vorrebbero un pochino più piccoline, ora vediamo se riesco a trovarle. E intanto però vi faccio vedere appunto come realizzare questa e come aderirla e decorarla. Io spero che l'idea vi piaccia e vi lascio direttamente ai materiali e al procedimento. Per realizzare la nostra palla di Natale avremo bisogno innanzitutto della palla di Natale, di queste qua trasparenti ad incastro. Poi avremo bisogno di un nastrino, io ne ho tagliato un pezzetto all'incirca di 25-30 cm. Avremo bisogno di una nappina. Per realizzare queste nappine c'è il tutorial di cui vi lascio qui in sovraimpressione il link e ve lo lascio anche nel box informazioni. Abbiamo bisogno di alcuni pezzetti di filo, io prenderò lo stesso che ho utilizzato per la nappina e anche di un ago. Inoltre avremo bisogno di carta velina, di un pezzetto di carta velina. Questa qui è una carta velina che io ho riciclato, ma va benissimo quella che si trova in cartoleria. Per decorare ulteriormente la nostra creazione avremo bisogno di alcune perline, io le ho scelte di colore rosso. Poi ho scelto tre punch da utilizzare su questi tre cartoncini, ovviamente i cartoncini li potete scegliere a piacere, così le decorazioni le inseriremo all'interno della sfera. Inoltre, avremo bisogno di un pochino di colla e di un paio di forbicine e per decorare ulteriormente realizzeremo una tag con scritto Buon Natale, quindi per questo ci servirà comunque un pennarello rosso, un cartoncino perché io andrò a timbrare questa tag. Voi ovviamente ve la potete disegnare, colorare, scrivere senza utilizzare nessun timbro. Utilizzerò appunto questa cornicetta qua con il tampone verde. E ovviamente avrò bisogno della base da utilizzare per i timbri in silicone trasparenti. Cominciamo con la creazione. Cominciamo dalla nappina. Allora, abbiamo questa nappina, prendiamo un pezzetto di filo, lo infiliamo nell'ago e passiamo all'interno della capocchietta della nostra nappina. Dopodiché effettuiamo due nodi. Lasciamogli circa 1-2 cm del filo e poi andiamo ad effettuare appunto dopo 2 cm un altro nodo. Ecco qui. E con le forbicine tagliamo la parte restante. Abbiamo quindi preparato la nappina per decorare la palla. Prendiamo un pezzetto di carta velina e ne facciamo tanti piccoli pezzetti. Quindi io la piego, la piego, la piego. Poi la taglio prima a metà e poi la taglio a pezzettini minuscoli. Una volta pronta la nostra similneve, la mettiamo da parte ed andiamo a realizzare le altre decorazioni, in particolare con i nostri punch, ma come vi ho detto, voi potete utilizzare qualunque altro tipo di decorazione. Andiamo a realizzare delle decorazioni, quindi taglieremo delle foglie. Ecco qui. Intanto io ne avevo già altre pronte, le vado a mettere ovviamente tutte insieme. E tra le decorazioni aggiungerò delle foglie in marroncino per contrastare un po' i colori. Taglio anche qualche fiocco di neve. Ed infine taglio anche delle stelline. Anche queste quindi sono pronte. E le mettiamo da una parte. A questo punto passiamo alla taglietta. Prendiamo il foglio bianco, prendiamo appunto la base per timbrare con la cornice. Con il tampone coloriamo la nostra cornice ed andiamo a realizzarla. Con le forbicine la tagliamo. Poi ruoto l'etichetta e la vado a timbrare anche sul retro. In questa maniera avrò un'etichetta che è praticamente timbrata sia fronte sia retro. A questo punto con il pennarello rosso vado a scrivere sulla targhetta.
questa targhetta può essere anche utilizzata per personalizzare la pallina di Natale. Io adesso ovviamente ci scriverò Buon Natale perché ne voglio una generica, però se avessi più palle e dovessi regalarne una a ciascuna persona, ci andrei a scrivere dentro il nome. Quindi scriverò Buon Natale da un lato e Buon Natale dall'altro. A questo punto faccio due forellini agli angolini della targhetta, che dovrà essere inserita all'interno della pallina e praticamente appesa. Quindi prendo poi due pezzetti di filo, con l'ago li vado ad inserire nei forellini. Per ciascun filo farò un nodino sulla parte frontale e tirerò bene il filo andando ad incastrare ovviamente il nodino nella targhetta, e così lo farò dall'altro lato. Dopodiché con le forbici andrò a tagliare il filo in eccesso dal nodo. Quindi ruoterò l'etichetta e vado a lasciare un paio di centimetri dal filo e poi vado a realizzare di nuovo un nodino sia da un lato che dall'altro, e vado ad eliminare ovviamente le parti in eccesso. E la nostra targhetta da appendere è pronta. Prendiamo la sfera e cominciamo ad inserire la finta neve fatta con la carta velina, le perline rosse che si andranno a depositare sul fondo, è vero, ma daranno un piccolo tocco di colore, e quando scuoteremo la pallina si sentirà molto rumore come fossero dei campanelli. E poi le decorazioni. Prendiamo la nappina che andremo a mettere esattamente sul fondo e ad incastrare in questa maniera, lasciando che il nodino rimanga ovviamente dentro la sfera. Andiamo a mettere un goccino di colla sul nodino e l'andiamo ad applicare sulla parte interna della sfera e la lasceremo asciugare per un po'. Una volta applicata la nappina, noi andremo ovviamente a posizionare la nostra piccola tag in alto alla sfera, in maniera tale che i due nodini rimangano fuori dalla sfera. A questo punto andiamo a chiudere, fissiamo bene le chiusure. Facciamo scattare la chiusura bene. A questo punto andremo ad inserire anche il nastrino che avevamo tagliato precedentemente e lo andremo ad inserire nel foro in alto della sfera e realizziamo un nodino, e poi ovviamente lo utilizzeremo come vogliamo. Ed ecco qui la nostra sferetta terminata, è veramente molto molto carina e veramente ci si può sbizzarrire a metterci di dentro un po' di tutto. Quando la muovete, come potete sentire, si sentono ovviamente le nostre perline, e ve la farò vedere poi nelle fotografie appesa perché è ancora più carina. Quindi con questa creazione io vi lascio, vi ringrazio di avermi seguito e buona creatività a tutti. Ciao! Ciao!